RTL 102.5, 15 e 9 minuti all'interno della Power It's Estate. Questa era Sol Mama, che guarda caso fa rima con Irama. Oh yeah. Ben arrivato, oh, ben arrivato. Come stai? Bene, bene, bene. Voi? Noi bene. Ma guardaci. Bene, dai, guardaci. Io mi aspettavo però un intro particolare. Hola, buenas tardes. Para vosotros, en la Power It's Verano. Irama! giusto. No, anche perché, ragazzi, attenzione, il mercato italiano già l'hai ammazzato quasi. Grande. Nel senso che comunque poi ti faremo fare lo spottone per la Powerizza. Ma io sono 2 anni che ti dico che sei pronto per il mercato spagnolo e sudamericano. Ci andiamo insieme, dobbiamo andare. Adesso a breve ci saranno un po' di novità, un po' di cose. Non voglio spoilerare troppo, però ci sarà una cosa. Una qualcuno cosa. Una cosa con qualcuno. Ok, sì. Ma lo spagnolo hai già iniziato a studiarlo, lo sai bene? Un pochito. No, sì, sto un po' studiando giustamente, anche perché comunque è una cultura anche diversa. Mm-hmm. Però è bello perché comunque è una cosa che ti arricchisce. Poi a me piace sempre incuriosirmi, cercare cose nuove, influenze nuove, e proprio quello dello spagnolo, del mercato latino, secondo me c'è un sacco di connessione anche con la cultura appunto mediterranea. Poi è un assist. Poi lui ha le R già così arrovogliate, è di suo, hai capito? È perfetto. Senti, hai anche il ritmo spagnolo latino, quindi si mangia un po' più tardi, cioè vai a dormire un po' più tardi. Sì, no, sì, ragazzi, sempre. Io dormo 2 ore, poi sì, però vado tipo. No, io tendenzialmente vado dalle 6 di mattina alle 8 di mattina a dormire. Cioè, sempre, ogni giorno. Complimenti. No, ma perché tendenzialmente per un fattore di, appunto, di, come dici tu, di routine, perché sì. Io tendo magari a lavorare molto di notte, a scrivere la notte. Si dice che la notte porta consiglio, no? È vero. E poi è vero, perché la notte è un momento dove forse ti accorgi veramente di quanto è bella la tua città, ti accorgi veramente quello che hai dentro. Ti puoi godere un po' il deserto delle vie, mettiamolo così, che di giorno sono popolate. Introspettiva. Nella Power It's Estate è in studio con noi Irama, questa è Mediterranea. Oh yeah! Y nosotros estamos ahí y no sabemos por qué. Solo sabemos que este momento es el único momento válido en el día. Y vimos cosas y no sabemos por qué. Mediterránea. Solo sabemos que este momento es el único momento válido en el día. Scusa Filippo, se gli schiacci l'interruttore dietro torna all'italiano. Los 40 principales. No, è la Power It's Estate 2020. Attenzione, perché tu ti sei imposto già al numero 1 della seconda settimana. Dai, eh. Non solo, uno dei brani più trasmessi da tutte le radio. Grazie. Vogliamo aggiungere altri record? Se proprio dobbiamo, dice lui, guarda, io volentieri. No, senti, invece fuori onda ci raccontavi che la scelta del titolo non è stata casuale, Mediterranea. Sì, no, proprio questo concetto, secondo me, di portare comunque la nostra cultura fuori, secondo me è un po' anche una responsabilità di noi nuove leve, di noi giovani, secondo me, della nostra cultura. È bello perché secondo me la nostra musica, la nostra identità può essere raccontata anche all'estero. E appunto lo dobbiamo fare, quindi voglio farlo, e come me anche tanti altri artisti emergenti come me, giovani, lo faranno e lo stanno facendo. Hai mai fatto un viaggio vero in Sud America per vedere, anche da turista, giusto per capire, conoscere meglio la cultura? No, ti dico poco, ho viaggiato poco nella mia vita, non ho mai avuto l'opportunità di viaggiare tanto, l'ho fatto più che altro per lavoro, magari quando faccio video cerco sempre di andarmene fuori, anche perché ci tengo a curarli personalmente insieme al mio team poi di creativi, quindi cerco di viaggiare in quel momento lì, però principalmente lavoro. Spero di farlo con la musica, però farò i disastri, lo dico di sicuro. Ma già lo stai facendo. Allora io inizierei a fare un piccolo spot per votare Mediterranea su rtl.it, visto che siamo nel pieno della Power It's Estate. Allora, io non so, dammi una mano, dai, fammi un assi, facciamo in due. Occhio che riparte da capo. No, però con la tua semplicità, va con bene. Il cuore che ti conosco. Allora, su rtl.it con l'app, ragazzi, votate Mediterranea. Votate Mediterranea, se vi va, dai. Mediterranea. No, non saprei. Sai che non saprei fare un annuncio. Se vi va, se vi piace, sostenete il pezzo e votatelo appunto sull'app o da rtl.it. Guarda, noi non possiamo spoilerare niente, ma fidati, piace come. Lei si chiama Zoe West, 17 anni, una voce incredibile. Bellissimo. Arriva da Hamburgo in Germania, questa è la sua Control. Abbiamo anche inserito il remix e fa parte della Power It's. Bellissimo, bellissimo, ma è bello. È bello anche essere qua, che siamo qua da un sacco, anche un sacco di miei amici mi stanno scrivendo appunto che sono qui, mi dicono, ti stanno guardando, per esempio mi ha scritto adesso la Federica Abbate, che saluto, grande, un bacione, Fede. Grandissimo, ciao Fede, grandissimo artista, e no, sono contento di essere qua, è veramente bello tornare. Senti, abbiamo chiesto a tutti gli ospiti che sono arrivati sin qui qual è la colonna sonora della loro estate, ma aspetta, non questa, l'estate significativa, una canzone te che... la dico? Vai!
Siete pronti? Quando eri piccolo, non lo so, quando eri ridere, però, eh. No, no, vai. Fichi fichi di Gianni Morosi. Fighi fighi con me. Mi sa che hai vinto per ora, eh. Tra tutte quelle che abbiamo sentito, mi sa che hai vinto. Forte, ma perché? Non lo so, ci faceva ridere, però spacca, secondo me è una canzone simpatica. E leggera appunto con gli amici, mi ricordo. Quanti spiaggia. Ne avevi con Fighi? Piccolissimo, piccolissimo, avrò avuto 13 anni, 14 anni. Allora chiediamo al nostro social corner, vaci a vedere che anno era Fighi Fighi. Vediamo, ma non subito, quando è uscita, quando l'ascoltavamo. Ah, quando è uscita Fighi Fighi. Appunto, adesso verifichiamo, guarda, tutto live, perché questo è RTL 105, come stanno votando i brani in diretta e cambiano le classifiche del 92. 92. Quindi, prima quando... che tu nascessi. Esatto. No, adesso attenzione. Appello. Scusate, chi ha fatto sentire Fighi Fighi? Questo non posso dire. Questo non posso dirlo. Vabbè, abbiamo questo mistero. Lasciamo il mistero. Allora, come avete capito, Mediterranea è una delle canzoni che concorrono ad essere il tormentone di quest'estate. Stanno arrivando davvero tantissimi messaggi, non lo diciamo per cortesia. Guarda, al 378-378-1025 c'è un'invasione, una valanga di fan che vogliono parlare con te. E secondo me, tra poco, allo 02 25 15 15 abbiamo anche qualche domanda dagli ascoltatori. State con noi. Ogni giorno vi diamo il meglio del meglio della musica dell'estate. La Power Hits Estate 2020. Non a caso oggi ospite Irrama. Eccoci. Se ne sono accorti parecchio anche là fuori, sai, Fabri, che arriva Irrama. Al di là della quantità di messaggi che, come dicevamo prima, che è impressionante, ma abbiamo anche la viva voce degli ascoltatori. Esattamente, allo 02 25 15 15, perché Jennifer dalla provincia di Cremona, tra l'altro, una curiosità per te proprio anche sull'Arena di Verona di settembre. Insomma, sentiamo. Ciao Jennifer. Jennifer, ciao Jennifer. Ciao bellissimo. Allora, io ti volevo chiedere, perché io ti seguo dappertutto, sei un mio fan scatenato. Non ho capito, ma va bene, ok. Cioè, no, davvero, sono una fan proprio. Grazie. Da tutte le parti ti seguo. Grazie. Anche. Allora, Elena, Music Awards, ogni estate, sempre. Grande, grazie mille. Ascolta, io volevo farti una domanda. Ti volevo chiedere che sensazione ti dà e cosa ti aspetti dall'Arena di Verona col tuo singolo Mediterranea? Ah, beh, vabbè, l'Arena è un posto magico. In verità, mi aspetto, come si dice, vibe positive, cioè mi aspetto qualcosa di bello. Poi l'Arena secondo me è un posto dove l'acustica è, vabbè, è pazzesca, senza secondo me, appunto, è stata progettata anche per alcuni motivi, quindi sarà magico, sarà diverso perché non ci sarà, giusto? Il pubblico. Non ci sarà il pubblico. Esatto. Però da quello che mi hanno detto, mi hanno un po' spoilerato delle cosette, ci saranno un sacco di giochini, di luci, di cose che renderanno magico il tutto, quindi non vedo l'ora. E non solo magico, sarà storico. Storico. Ora noi lo diciamo, essendo veri normal people, alle volte facciamo anche fatica a dirvelo, però veramente sarà la ripartenza europea della musica, 40 artisti incredibili con un'arena nuda. Però gli artisti arriveranno come hanno sempre fatto, con la musica superando le barriere. E allora sono fiero di essere lì e non vedo l'ora. Ci sarà anche Irrama allora, 9 settembre 2020 all'Arena di Verona, al Power Hits Estate. Questa è l'estate 2020. Allora, al di là della Power Hits, che insomma sarai già protagonista il 9-9-2020, che progetti hai in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi? Allora, è difficile dirlo senza dire. Allora, vabbè, ma ragazzi. No, hai ragione, perché mi spoilerò tutto, se no. No, in pratica, diciamo che c'è un progetto che sta per arrivare. A breve. Okay. Mettiamola così. Guarda che mi guarda il frigge. Difficilissimo, ragazzi. Adesso sono di là con la pistola puntata. No, no, però è difficilissimo. E sta per arrivare qualcosa, no, a breve. C'entra la musica. Okay. C'entra. Compro una vocale. Guarda. E poi no, niente. Poi sicuramente più avanti me ne voglio andare, perché voglio andare a scrivere e a chiudere un altro progetto ancora. Mm. Ancora un po' più grande. Ma allora faccio a dirvelo, prima tu ti sei lasciato sfuggire che è un progetto che probabilmente includerà altri nomi. Sì. Sì. Possiamo dire qualcosa? Possiamo dire qualcosa di questo? No. Niente. Niente. Ma non è perché sono cattivo, che non può. Ancora no, con calma. Allora, ve lo dirò, però. Facciamo una bella cosa. Mm.
Tanto sta per arrivare Tommaso Paradiso. Se io e Campese andiamo a picchiare quelli della discografica che conosciamo, riusciamo a spoilerare qualcosa? Ci date la password per i Rama, così ho una mazza anche. Entriamo. Dateci la chiave per entrare. Ma vabbè, personaggio italiano internazionale, dai, solo questo, almeno questo, dai. Dai, 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 Filippo, dai, almeno questa, dai. Forse entrambi. Vabbè, entrambi. Ok, ma lo vuoi capire? Ma è niente. Ma no, niente. Non vuole svelare niente. Non vuole svelare niente. Ma non adesso abbiamo ancora 20 minuti, eh. Ce la possiamo fare, ragazzi. C'è, cioè, sempre i Rama in studio con noi. Siamo riusciti a scucire qualcosa. Niente. Niente. Nada de nada. E allora viriamo totalmente, perché la radio è protagonista anche in quest'estate. Come fai a fare un'estate senza la radio? No. Ma quello che voglio capire dai Rama, che è molto più giovane di noi, che rapporto hai con la radio? Quale hai avuto da ragazzino? Dove l'ascoltavi? Se hai qualche ricordo. Ma sì, sicuramente il ricordo a cui sono più affezionato era in macchina con i miei genitori quando ero bambino, e andavo sempre in Toscana. E quando passavamo, appunto, facevamo 2-3 ore di viaggio, quindi lì la radio era veramente protagonista, no? E passavano le canzoni e si cantava, anche perché poi in famiglia non ho musicisti, ma ho cultori amanti della musica, quindi me l'hanno trasmesso molto, no? Cantautori, Guccini, D'André, tutta questa roba sicuramente deriva anche dalla mia famiglia, un po' da quello e un po' da... Per me erano favole quando ero piccolo, no? Perché sono ricche di allegorie, metafore, quindi per un bambino diventano un mondo magico. E anche Zucchero, che è passato prima, cavolo, ecco, Zucchero, mi ricordo mia madre metteva sempre Zucchero, cantavo sempre Il Grande Babumba, mille pezzi che tuttora canto, amo i dischi di Zucchero, quelli passati, mi piace anche quelli nuovi, secondo me è super contemporaneo, lui è pazzesco, sempre nuovo, sempre fresco. Hai mai pensato di fare un momento cover nei tuoi live? Ni. Allora, ti dico ni... Perché sì, nel senso, ci sta da fare come tributo. La cosa che mi è piaciuta più fare, ti dico la verità, è stata quando ho tradotto in italiano uno dei miei pezzi preferiti, se non il mio preferito, che è Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith. Scusa, no, che quella lì è la cosa più che l'abbiamo fatta poi in televisione. E piacque molto, vi ricordo. E è una cosa che mi piacerebbe fare, portarla magari in un disco anche live. Quello mi piace, perché poi è una sfida, no? Certo. Perché devi riuscire a tradurlo. Quella canzone lì è talmente iconica, poi anche legata al film, che bisogna prenderla con i guanti. Armageddon. State questa con noi. La radio, Balla per me, Tiziano Ferro e Jovanotti. Tiziano Ferro che ha già confermato la sua presenza, anche se sarà in diretta da Los Angeles, in video con uno spettacolo incredibile all'Arena di Grande. Per cui non manca più nessuno, è ufficiale. Non no, mi piace che no, cioè. Non manca più nessuno, è vero. Giusto? Non mancano i nostri ascoltatori, quello mai, assolutamente. 02 25 15 15, una domanda, una curiosità per te, Irama. Abbiamo Francesca da Palermo. Ciao, benvenuta. Ciao. Ciao Francesca. Ciao Filo. Prima di tutto, come stai? Bene, tu? Benissimo, grazie. Grande. Volevo dirti grazie perché da quando ti conosco ho iniziato a fare di nuovo musica. Che fai? Sì. Suoni, canti, cosa fai? Canto. Brava. In bocca al lupo allora. Oh. Grazie. Niente, volevo dirti che ti voglio bene e che mi migliori le giornate grazie alla tua musica. Che bello, guarda, bellissima questa cosa. Sono contento e spero di vederti a un concerto e di salutarti. Va bene? Grazie, sì, anch'io. Grazie. Ciao. Un bacio. Senti, che sensazione è sentirsi dire grazie a te ho ricominciato o ho cominciato a fare musica? Beh, bellissimo, ma è bello perché è un po' un ciclo, no? Come ho fatto appunto anch'io con tanti artisti che ho sempre ammirato, e è bello sapere che ci sono delle persone che mi ascoltano in quel modo, magari che mi vedono in quel modo. Per me è un onore incredibile, è una responsabilità perché è innegabile, però dall'altra parte è un piacere enorme ed è una soddisfazione anche quando le tue parole arrivano a un'altra persona, no? E chi è il tuo Irama? Quello che ti ha fatto cominciare? Guccini? Sì. Ti ricordo una volta ho fatto un instore infinito. Avevo già fatto un po' di musica, avevo già fatto qualcosina, avevo fatto un disco d'oro, comunque stavo iniziando a fare qualcosina. Però, e potevo anche scavalcare un po' la roba, però mi ricordo mi sono messo in fila e sono rimasto lì. Perché volevo sentirlo. Generale dietro la collina. Ragazzi, ritorniamo indietro con il Rama arrogante. I Rama su RTL 102.5, mancano pochi minuti alle 4, siamo quasi arrivati al momento dei saluti. Filo, grazie di cuore di essere venuto innanzitutto. E grazie, complimenti. A voi.
Grazie a voi, come vi ho detto è bellissimo essere qua e ci vediamo prestissimo. Bravo. Dove? Dove? All'Arena di Verona, ragazzi. Mi raccomando, seguiteci lì perché sarà un momento storico, appunto, come dicevamo. E non vediamo l'ora di esserci. 9-9-20-20 all'Arena di Verona. Ma intanto io direi che io rifarei lo spottone, anche se tu non sei capace. Appello. Cioè, c'è una canzone, secondo me, da aiutatemi, votare. Aiutatemi, non lo so fare bene. Lo sai che. Ah, allora. Mi raccomando, no, dai, aiutatemi, dai. Ma aiuta, più fighi, siete più fighi allora, voi a allora, cioè, ma non è, no! Allora, tu pensi come viaggia la radio che ha scritto? Generale, cosa c'entra la De Gregori? Ma ragazzi, non è che vi possiamo spiegare tutto. De Gregori, quando era qua, bravo. Guccini al telefono, Oreste dice avrei voluto scrivere, ne abbiamo i rama. Cosa dobbiamo dirti? Cosa devi dire? Tu sei fantastico come allora, sei. Allora ragazzi, mi raccomando, sostenete il pezzo, sostenete Mediterranea e votatela su rtl.it perché dobbiamo prenderci quest'anno meraviglioso insieme. Filippo, forse non ti hanno avvertito, abbiamo ancora qualche istante solo per dirtelo. Se non ci sveli invece i nomi dei tuoi collaboratori, niente, ti teniamo qui fino alle 8 questa perfetto sera. Rimango qua, mi legano qua dietro. No, invece adesso, a parte questo, sì, lancia l'ultimo messaggio alla gente a cui vuoi bene, che sono questi 40 secondi, okay, quello che vuoi. No, dai, volevo fare un pensiero rispetto anche a tutto quello che sta accadendo. Secondo me comunque siamo un po' alla dimostrazione che ci stiamo riprendendo alla grande. C'è stato un momento difficilissimo, un pensiero sicuramente va alle persone che hanno avuto difficoltà serie, alle persone che hanno perso qualcuno, perché questa è la cosa in assoluto più importante e più brutta. Quindi lì siamo vicino completamente, però adesso sembra che stia tornando un po' il sole, si vede anche nelle giornate, si vede anche nel tempo, si sente sulla pelle con il vento. È bello quando i protagonisti dell'estate hanno anche questa sensibilità, per cui grazie di cuore e in bocca al lupo. Crepi. Ciao, ciao, ciao.